I 5 profili che non conosci ma devi seguire per forza su Instagram. Perché faccio questo video? Perché comunque ci sono dei batteristi su Instagram che sono meno conosciuti dei soliti batteristi che conosciamo già, quelli più famosi, ma vale veramente, veramente la pena seguirli. Quindi oggi non vi voglio dire i soliti nomi, nel senso non vi voglio dire seguite questo qua che è già il batterista famoso, seguite questo che suona con chissà chi. No, vi voglio dire dei nomi che almeno io non conoscevo, comunque qualcuno di questi lo conosco, ma su Instagram ho trovato veramente un sacco di ispirazione, un sacco di cose molto interessanti. Quindi partiamo subito. Prima di cominciare però, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, andare sui miei social, Instagram soprattutto, sempre Instagram prima di tutto. Poi c'è anche Facebook, però Facebook sì, seguitelo, ma se mi dovete scrivere soprattutto ricordatevi di iscrivermi su Instagram. Comunque partiamo subito col primo. Chi metto di primo? Ah sì, partiamo da lui perché è un batterista che in realtà conosco personalmente, è un fenomeno e su Instagram fa un sacco di figate. Lui si chiama Andrea Bessone e su Instagram è Andrea JR Junior, credo sia Bessone. Quindi andate a seguirlo, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Al di là del fatto che sia un batterista completamente diverso da me, che suona un genere diverso, che suona con band diverse completamente, mi piace un sacco perché nel suo genere, che è il genere principalmente punk, pop punk, rock punk, non so, ma non so come si chiami, lui è veramente veramente molto bravo. E più che altro la cosa veramente interessante che fa è il fatto che molte volte spiega che cosa fa nei video di Instagram. Lui fa dei video da un minuto e qualcosa più o meno, dove spiega il linear che fa, dove spiega il gospel chop ad esempio che suona o il ritmo che suona, e quindi è una figata perché lo fa veloce e fa vedere come funziona, poi lo fa lento e in più molte volte allega direttamente lo spartito con tutto scritto. Quindi questa è una figata, soprattutto lui ve lo voglio far conoscere. Perché? Perché molte volte mi chiedete: Luca, facci vedere i gospel chops. E quindi ho fatto già un video sui gospel chops, principalmente sul linear 3, i gospel chops visti come linear, ma lui può essere veramente uno spunto molto 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 interessante. Quindi mi raccomando, Andrea Bessone, vi lascio qui sotto il link, andate a seguirlo. Poi, secondo profilo che io voglio far vedere, Mauro Mengotto. Si chiama Mauro Mengotto e il profilo si chiama Mauro.Mengotto. È molto semplice. Lui è un batterista completamente diverso da Andrea Bessone, quello che vi ho fatto vedere prima. È molto più improntato sul jazz, però è veramente un insieme di tecnica, coordinazione, musicalità veramente assurda. Lui fa un sacco di video in cui suona, un sacco di video in cui fa delle figate pazzesche, delle cose super musicali. A me piace veramente tantissimo e ve lo consiglio. Vi lascio anche lui qui sotto in descrizione. Seguitelo, perché nonostante qualcuno magari non voglia suonare jazz, eccetera, il suo modo di suonare, sia chi fa jazz, ovviamente, ma sia chi fa anche altri generi, perché ci sono alcune cose, alcuni fraseggi che fa, alcuni esercizi di indipendenza che sono veramente molto molto fighi. Quindi anche se non suonate jazz, andate a dargli un'occhiata, perché secondo me potrebbe riservarvi delle sorprese questo profilo. Poi profilo numero 3. Allora vi spiego una cosa abbastanza divertente, perché vi spiego prima chi è. Lui si chiama Fabrizio Cavallaro e su Instagram si chiama Fabrizio Cavallaro _, cioè trattino basso drums. Thank you.
ovviamente anche lui ve lo lascio qui sotto in descrizione. Praticamente questa cosa è divertente, perché? Perché lui ovviamente non se lo ricorderà, ma abbiamo fatto la stessa scuola, cioè l'Accademia del Suono, da Max Furian. Poi lui è andato a Berkeley e infatti nel suo profilo potete vedere che è diventato mostruoso, però dopo vi spiego. Io sono entrato il primo giorno alla prima lezione e praticamente noi abbiamo la stessa età o poco di differenza comunque, e il primo giorno alla prima lezione sono entrato e c'era lui, e io non conoscendolo ho detto boh, e qui sarà il mio compagno di classe, e quindi ho detto ma quindi noi siamo compagni di classe? No no, guarda che io veramente ho già finito l'accademia un anno fa e sono già andato anche da un altro insegnante. Quindi io lì ho preso la prima stangata, benissimo, uno della mia età ha già finito il terzo anno, addirittura ha già fatto anche un anno là e poi adesso andrà al Berkeley. A parte gli scherzi, lui è un batterista veramente pazzesco, è un batterista che ha fatto dei video pazzeschi, che ha fatto delle collaborazioni, che lavora tantissimo in tutto il mondo, è uscito dal Berkeley di Boston e raga, andate sul suo profilo e capite subito di cosa stiamo parlando. È sicuramente uno dei batteristi più promettenti che abbiamo in Italia, ma non solo. Lui a suonare fa veramente il mazzo a tutti, quindi andatelo a seguire assolutamente, perché su Instagram mette un po' di video, un po' di foto, ma soprattutto i video sono fighi, dove fa certe cose che si basano sui groove. Lui si basa molto sui linear, su queste cose, e ha una concezione tutta sua di linear, quindi è molto 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 figo. Andatelo a seguire, mi raccomando, Fabrizio Cavallaro _ drums, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Poi, dato che vi ho parlato solo di italiani, vi metto un nome straniero, non so di dove sia, americano, inglese, non ne ho idea, però è un profilo che mi piace veramente tantissimo, l'ho scoperto a caso tra i video di Instagram che ti escono così a caso, ma per me è stato totale, mi ha dato un sacco di spunti e più che altro suona da paura. Lui si chiama Jan Machak e non è né americano né in inglese, mi sa. Comunque il suo profilo Instagram è Jan Hits Drums. Lui perché mi piace così tanto? Perché praticamente lui fa video dove suona in un modo molto molto particolare. Per prima cosa gli piacciono i suoni particolari, mette delle cose sui tamburi, usa piatti particolari, usa stacks, usa cose che abbiamo già visto che si usano normalmente, ma ogni tanto mette anche sopra i piatti, sopra i tamburi, cose strane che non si sono mai viste, e comunque usa anche accordature particolari. In più fa principalmente il groove, però molto sull'elettronica, sembra un po' il profilo di Enrico Matta, ninja dei Subsonica, e tra l'altro anche lui è andato a seguire. Però è strano perché mi ha fatto capire tante cose quel profilo, mette solo video, praticamente solo video dove suona, ma mi ha fatto capire con alcuni video che per avere alcuni tipi di suoni ci vuole una certa dinamica, oppure bisogna colpire il tamburo in un certo modo, alcuni bisogna colpirli con rimshot ma diversamente. È uno veramente molto preparato, poi è uno perfetto quando suona, ha i suoni particolari ma sempre molto molto belli. Andatelo a seguire anche lui, ovviamente ve lo lascio qui sotto. L'ultimo invece è Andy Einaud, su Instagram si chiama proprio Andy Einaud. Allora, lui come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto perché è il ragazzo che mi ha venduto la batteria che vedete nei video. La mia batteria Drum Sound, quella color legno che vedete praticamente in tutti i video da almeno 6-7 mesi a questa parte, era la batteria che usava quando suonava con i Sonora. Quindi io prima cosa lo ringrazio perché quella batteria mi piace tantissimo ed è stato veramente super disponibile. Ma lui è un batterista pazzesco, e perché dovete seguirlo? Perché lui, prima cosa, c'ha un groove spaziale, mi piace tantissimo. Più che altro lui ha un approccio molto hip hop, infatti
ha una band di Sugar Shake in cui fa hip hop principalmente. E poi ultimamente sta facendo delle figate, e questo video lo voglio fare anche per degli Andy, continua ti prego, con altra gente, nel senso fa i video doppi in cui lui suona la batteria, poi da cosa ho capito manda il groove che ha fatto a un suo amico, ad altra gente tipo chitarristi, pianisti, e loro ci suonano sopra e vengono delle figate, perché ovviamente lui è un grande a suonare, si sceglie gente molto molto brava, quindi sta facendo delle robe veramente molto molto interessanti. In più comunque il suo profilo tra foto, video che fa è molto figo, quindi qui sotto vi lascio il suo profilo Andy Reynolds, mi raccomando andate a seguire anche lui. Il video può finire qua, io vi ho detto un po' di profili che mi piacciono, che seguo costantemente, mi raccomando qui sotto nei commenti scrivetemene altri, magari cerchiamo di scrivere profili italiani, io uno ho voluto dirvelo non italiano perché quel batterista lì veramente fa delle cose molto molto belle, e scrivetemi magari anche il perché da seguire, perché voi lo seguite. Per il resto come al solito, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, andare sui miei social, Instagram, Facebook eccetera eccetera eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!